Ciccia Killer, in Florida una bimba di 9 anni è morta dopo che una donna di 150 kg le si è seduta sopra per farla zittire. La piccola stava giocando quando Veronica Graham Posey l'ha schiacciata per 12 minuti. La donna, accusata di omicidio, è stata rilasciata dietro il pagamento della cauzione meno. Correva, giocava, saltava, era inarrestabile come tutti i bambini di 9 anni. Era semplicemente piena di vita Derica Lindsay, il cui sorriso è stato fermato per sempre da quelle persone che avrebbero dovuto prendersi cura di lei e che invece si sono rivelati dei mostri in grado di impartirle una punizione brutale. La piccola è morta dopo che Veronica Graham Posey, 64 anni, con i suoi 150 kg si è seduta su di lei per 12 minuti ignorando le urla della piccola che implorava di alzarsi. La tragedia è avvenuta sabato in un casa di Pensacola, in Florida. Derica stava giocando e correva per casa quando è stata richiamata più volte da Veronica, che i genitori chiamavano spesso per cercare di impartirle un'educazione. Righelli e tubi metallici erano gli strumenti preferiti utilizzati per disciplinare la bambina. Non è chiaro quale legame ci fosse tra la piccola e la donna, visto che sul rapporto della polizia Veronica è indicata come nipote di Grace Joan Smith, 69 anni e James Edmund Smith, 62, i genitori della piccola, c'erano anche loro in casa e non hanno fermato lo scempio che stava avvenendo sotto i loro occhi. All'ennesimo richiamo Veronica ha afferrato Derica e si è seduta sopra di lei, 12 minuti di sofferenza per la bambina che implorava pietà e chiedeva ripetutamente alla donna di alzarsi, visto che non riusciva a respirare. Solo quando la sua voce si è spenta, Veronica si è alzata e ha iniziato a praticarle un massaggio cardiaco. Alle 13:35 sono stati chiamati i medici, quando la bimba è arrivata in ospedale era ormai troppo tardi. Dal rapporto della polizia è emerso che la famiglia era sotto la lente d'ingrandimento dei servizi sociali e adesso è stata aperta un'indagine per capire se la morte di Derica poteva essere evitata. La morte di Derica è spaventosa, ha detto Mike Carroll, segretario del dipartimento che si occupa del benessere dei minori in Florida. Il nostro ufficio collaborerà con lo sceriffo perché si faccia luce sulla vicenda. Veronica è stata arrestata per abuso su un minore e omicidio, è stata rilasciata dietro il pagamento della cauzione che era stata fissata a $125.000. Grace e James sono accusati di negligenza per non aver fermato quella brutale punizione, sono stati arrestati e si trovano in carcere con una cauzione fissata rispettivamente a $75.000 e $50.000.